Durante gli albori di quella che è stata la musica caratterizzata dal suono della chitarra elettrica, i chitarristi di allora hanno cercato in vari modi di produrre un suono distorto, di far sì che la propria chitarra, il proprio amplificatore suonasse in maniera distorta, avesse appunto un tono distorto, arrivando anche ad utilizzare metodi un po' estremi e poco raccomandabili, come il per esempio tagliare il cono del proprio amplificatore con un rasoio. Sono poi cominciati a circolare i pedali per chitarra, che sono tuttora molto popolari tra coloro che suonano questo strumento. Sia in forma fisica che sotto forma di simulazione, i pedali sono, erano e saranno un ottimo modo per dare carattere al proprio suono, per enfatizzare ciò che si vuole trasmettere suonando. Tra gli effetti più popolari possiamo senza alcun dubbio trovare gli effetti distorsione, gli effetti che diciamo producono distorsione, che a mio parere si possono dividere in tre macro categorie: overdrive, distorsore e fuzz. Lo so che esistono anche i pedali booster, ma più che per distorcere il proprio suono li vedo molto utili per alzare il volume della propria chitarra ed ottenere distorsione dal proprio amplificatore o dall'overdrive che si ha dopo come conseguenza. In ogni caso il pedale di cui andremo a parlare oggi è il fuzz, non a caso forse il più particolare tra quelli che vi ho accennato poco fa. Io principalmente utilizzo overdrive e booster, ma devo ammettere che i pedali fuzz si adattano incredibilmente bene a certi contesti e sono degli effetti ottimi se si vuole dare un carattere particolare al proprio suono. Oggi quindi vi voglio spiegare quattro motivi per i quali secondo me potreste veramente apprezzare un pedale fuzz. Come sempre, prima di cominciare, se questo video vi sta interessando e in generale se i miei video vi piacciono, vi chiedo di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanellina per non perdervi tutti i futuri contenuti che caricherò su questa piattaforma. Inoltre voglio fare un disclaimer per tutti i leoni da tastiera già pronti a scrivermi nei commenti che il discorso che farò sarà troppo generico. Certo che sarà troppo generico il discorso che farò, perché vale in generale per quasi tutti i pedali fuzz che ho provato finora. Se poi volete un video più particolare nel quale analizzo un pedale appunto in particolare rispetto agli altri, fatemelo pure sapere nei commenti. Il primo motivo per il quale potreste amare i fuzz è che molti pedali di questo tipo sono degli effetti molto molto distorti, ma che strizzano l'occhio al mondo vintage. Diciamo che se siete come me dei chitarristi che amano le sonorità anni 60 e 70, non vi sentirete particolarmente a casa suonando con un distorsore magari anche moderno. Non che ci sia nulla di male a volere un suono moderno, però a mio parere ci sono dei toni che vanno bene in alcuni contesti e toni che vanno bene in altri. Però il motivo per cui io apprezzo particolarmente questo effetto è che molti esemplari di esso fanno riferimento a livello sonoro a quelli che sono, diciamo, le chitarre degli anni 60 e 70, che è il contesto, diciamo, che io ho come riferimento quando suono. We'll be right back.
Un'altra ragione per la quale apprezzo particolarmente questo effetto è il sustain quasi infinito che danno la maggior parte di questi pedali, di gran lunga superiore a quello che possono offrire i distorsori e gli overdrive più comuni. Questo è un punto particolare che dà molto carattere a questo tipo di pedale e che rappresenta un vantaggio competitivo rispetto alle altre tipologie di effetto che si possono trovare sul mercato. Chiaro che per molti chitarristi potrebbe essere in un certo senso scomodo l'avere tutto questo sustain sul proprio suono, però suonando determinate cose, soprattutto anche con determinate chitarre e in determinati contesti, è veramente apprezzabile e bello avere un tono del genere. I pedali fuzz, come distorsori ed overdrive, aumentano le armoniche presenti nel nostro suono. Generalmente, quando un suono distorce, aumentano anche le armoniche presenti in esso. So che non è il linguaggio tecnico migliore, ma quello che a me importa è che passi il concetto. Il fuzz, nella maggior parte dei casi, tendenzialmente mette in luce più armoniche rispetto agli altri due effetti di distorsione, e se ciò da un lato è molto bello da sentire, dall'altro aumenta le possibilità di inciampare in dissonanze quando si suonano più note contemporaneamente. Detta in modo molto semplice, maggiore la distorsione, maggiore è il rischio che gli accordi suonino male. Per questo quando io utilizzo pedali del genere, li utilizzo tendenzialmente per suonare note singole, per suonare magari degli assoli con delle note singole, non di certo per fare strumming. È un buon metodo per dare carattere e unicità al tono che si vuole avere mentre si suona. Se guardassimo dove viene utilizzato principalmente questo tipo di pedale in tempi moderni, noteremo come è molto diffuso tra quei generi rock, tra virgolette, se così si può dire, pazzi e sperimentali. Nel rock psichedelico, secondo me, si adatta benissimo, anche nello stoner ha da dire il suo. Insomma, il fuzz è un pedale che si presta molto bene per tutte quelle che sono le tracce di chitarra all'interno di canzoni e di generi musicali molto sperimentali. La forte personalità e particolarità del suo suono e il come riesce ad emergere comunque in determinati contesti musicali nei quali è richiesto appunto un suono particolare lo rendono perfetto per tutti quei musicisti che con la musica e con la chitarra amano sperimentare e cercare suoni nuovi. Chiaro, ci sono un'infinità di modalità per utilizzare questo effetto. Io mi sono riferito per tutto il video a quella che è la modalità più classica, più tradizionale. Quindi sappiate che esistono altre modalità per impostare questo pedale affinché si possa ottenere un suono magari ancora più particolare e meno comune, che non sono arrivato a spiegare in questo video. Insomma, i pedali fuzz sono degli effetti ottimi se si cerca di avere un tono particolare ed incisivo, soprattutto per quanto riguarda gli assoli. Poi è chiaro, esistono un'infinità di tipologie di questo effetto e altrettante modalità d'uso, altrettante modalità di settarlo, come ho già detto prima. Troppe per un unico video.
Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi chiedo se questo video vi è piaciuto di mettere un mi piace, magari di scrivermi nei commenti se anche a voi piace questo effetto e perché. Inoltre vi ricordo, per non perdervi tutti i contenuti che caricherò su questa piattaforma, potete iscrivervi al mio canale ed attivare la campanellina. A questo punto non mi resta che salutarvi. Ciao!